Se state pensando di acquistare un'auto con Apple CarPlay, sicuramente questo video fa per voi. Andiamo a vedere cosa serve per connettere il cellulare all'automobile e soprattutto come si utilizza il sistema, quali sono le sue peculiarità. Quello che ci serve ovviamente è un telefono iOS, quindi un iPhone, e poi un cavo, quello di ricarica che si trova nella scatola. Per connettere il telefono alla macchina è sufficiente inserire il cavo all'interno della presa USB e poi successivamente collegarlo al telefono. Avviene la lettura del dispositivo, vedete compare questa scritta CarPlay e non bisogna fare assolutamente nulla. È molto facile e veloce. Al contrario di Android Auto, dove bisogna scaricare un'applicazione per permettere l'interfaccia tra il sistema di bordo e il telefono, qua è già tutto preinstallato sul dispositivo, quindi è sufficiente inserire il cavo per ritrovare l'icona Apple CarPlay sul sistema. Questa è l'interfaccia grafica di Apple CarPlay. Vedete, ci sono tutte le icone che ritroviamo sul cellulare, quindi è molto facile orientarsi. Ci sono il telefono, la musica installata sul dispositivo, oppure si può ascoltare la musica in streaming offerta ovviamente da Apple, mappe, si può entrare dentro e vedete ritroviamo direttamente la stessa grafica e soprattutto le strade aggiornate con informazioni sul traffico in tempo reale tipiche del sistema delle mappe iPhone. Abbiamo i messaggi in riproduzione, quindi la musica precedentemente in riproduzione sul dispositivo. Si può cliccare sul tasto della chiave per ritornare al sistema di infotainment nativo, quindi quello che è già installato sull'automobile, oppure ovviamente adesso ritorniamo qua per farvi vedere podcast, audiolibri. E poi sulla seconda pagina abbiamo le applicazioni che sono compatibili con Apple CarPlay, quindi abbiamo WhatsApp oppure tutte le altre applicazioni. Solitamente le radio hanno già implementato questa funzionalità, quindi è possibile ascoltare la propria radio preferita ovviamente in digitale, quindi con il segnale digitale sfruttando la rete dati. Ricordatevi che ogni volta che utilizzate questi dispositivi, ogni volta che utilizzate le mappe o i messaggi, insomma trasferite dati anche tramite WhatsApp, utilizzate sempre i dati dello smartphone, esattamente come avviene quando utilizzate il cellulare. Tramite questo tasto qua sotto, come avviene sul telefono, si può tornare alla home. Adesso vi faccio vedere. Da mappe posso cliccare qua e ritornare alla schermata iniziale, e poi qui sulla sinistra ho l'ora, il segnale disponibile in quel momento e poi le mappe, il telefono e la riproduzione, che sono le ultime cose che sono state utilizzate su questo dispositivo. Molto facile e veloce e anche utile per la sicurezza, perché permette di distrarsi meno, perché abbiamo tutte le funzionalità ottimizzate per l'utilizzo in marcia. Ovviamente non poteva mancare Siri per poter utilizzare le applicazioni principali. Adesso utilizziamo le mappe ad esempio. Basta tenere premuto il tasto sul volante, quello che attiva i comandi vocali. Portami in Piazza Duomo. E così tramite le mappe posso raggiungere la destinazione. Con la stessa voce, tra l'altro, posso anche farmi leggere i messaggi in arrivo, sia i messaggi normali che WhatsApp, e poi sempre tramite la voce e l'utilizzo dei comandi vocali posso anche rispondere. Quindi da questo punto di vista massima sicurezza, e veramente è un ottimo sistema, funziona davvero bene. Apple CarPlay, esattamente come Android Auto, permette di avere tutte le funzionalità del cellulare, quelle principali, ottimizzate per l'utilizzo in marcia. Perciò è molto utile anche per la sicurezza. Ed è uno degli accessori che consiglio sempre se volete acquistare un'automobile nuova, se state pensando di acquistare un'auto in cui questo dispositivo è un optional. Allora a quel punto secondo me vale la pena investire, perché in futuro le applicazioni verranno sempre più ottimizzate per l'utilizzo sulle automobili, quindi sicuramente ha senso averlo. Noi ci vediamo alla prossima, come sempre se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi e seguiteci per tutti i nostri video. Lasciate un mi piace e ditemi la vostra, se lo utilizzate, come vi trovate, magari se preferite Apple ad Android.